passare, passatemi, passo. Fate largo per piacere. Il commissario Ricciardi è una magnifica invenzione letteraria. Siete il commissario, finalmente. Gli appassionati lettori di De Giovanni del commissario Ricciardi sanno già che cosa succede. Tanti signori, non c'è niente da guardare. Quelli che invece non lo sono ancora apprezzeranno, diciamo, la serie di eventi. Il mio ruolo è scoprire un assassino. Il vostro, in questo caso, favorire il mio operato. Per ogni episodio ci si concentra su uno di questi romanzi, quindi andiamo dal senso del dolore fino a In fondo al tuo cuore. Le indagini sono in corso, questo vuol dire che non potete lasciare la città. Questi sei romanzi sono in realtà sei film in questa serie, perché ogni romanzo ha un suo percorso, nasce e si completa. Se volete qualcosa non c'è niente che possa impedirvelo. Come vedete, la mise anni 30, perché la serie è ambientata nella Napoli di quegli anni. C'è un progetto di ricostruzione a 360 gradi molto molto complesso. C'è una Napoli inedita degli anni 30, difficilissima da ricostruire, ma soprattutto poi c'è la ricostruzione dei sentimenti di un'epoca. Gli si imporpora il viso, che ti sei innamorato, ma io... Ma che innamorato? Lascia stare Maione, un poliziotto tutto d'un pezzo, è una bellissima famiglia. Il commissario Ricciardi è un commissario deduttivista, dalla ferrea logica razionale, capace di intuizioni fulminanti. Qualcosa non torna. Guarda questo cuscino, è pulito, sono entrambi i lati. Però... Voi credete nei fantasmi? Ricciardi ha un dono che fa stingere la sua figura di commissario con quella... in qualche modo dei supereroi. Io vedo i morti tutti i giorni. Come in un loop lui rivive e rivede gli ultimi pensieri, gli ultimi istanti, le ultime passioni, le ultime parole, gli ultimi pensieri di chi è morto di una morte violenta. In odio tutto l'amor mio finì. C'è una genialità nella ricostruzione di queste anime, di questi personaggi, dei sentimenti che li legano e soprattutto anche di quelli che sono i sentimenti contraddittori che portano al crimine. La bellezza, far perdere la testa. La cosa avvincente è che nell'indagine il commissario Ricciardi non è necessariamente aiutato da questo dono che ha. Io non metterò in gioco la mia carriera per i vostri errori, ma soltanto la vostra. Ricciardi non condivide con nessuno il suo dono, il suo segreto, la ragione per cui è così carico di dolore e di desiderio di solitudine in qualche maniera. Mi pare che avete smesso di vivere pure voi. E a vivere non ho mai cominciato. Sto amando molto questa storia proprio perché è basata sui sentimenti, e questo dobbiamo dirlo proprio fortemente, perché è proprio la penna di Maurizio De Giovanni che ci ha dato questo binario su cui correre. I sentimenti li conosco bene, padre, uno può anche averne abbastanza. Fondamentalmente Ricciardi è silenzioso, oltre che un solitario, perché altro guarda. Quindi credo che il migliore invito che possa fare il commissario Ricciardi sia questo. Guardateci. Il commissario Ricciardi, dal lunedì 21:25, Rai 1. Ogni delitto mi parla, questo è il mio segreto, è la mia maledizione.